Buongiorno e ben ritornati con un nuovo video su casa e dispensa. Dietro di me oggi andremo a pulire la stanza della mia bimba che necessita. Voi non la vedete, ma lei mi sta guardando. Vi chiedo già scusa per la luce, ma siamo in mansarda. Cioè, scusate, magari là, ecco, vedete, siamo in mansarda, fuori c'è bruttissimo tempo, piove, è grigissimo e fa davvero freddo, quindi purtroppo la luminosità non sarà al massimo, quindi vi chiedo già scusa in anticipo e sicuramente accenderò le luci per avere un po' più di luce, però non sarà al massimo, quindi vi chiedo scusa già in anticipo. Adesso vi faccio vedere in che situazione è la camera della mia bimba e quindi oggi andremo a fare una mega pulizia. Devo cambiare le lenzuola, facciamo una bella polvere a tutti i mobili e poi voglio, se riesco, pulire i vetri della finestra e fare le ragnatele. Poi, sempre se c'ho voglia e riesco, lavare il pavimento perché necessita. Queste sono le cose che andremo a fare oggi e niente, adesso vi porto. Allora, vi ho fatto una panoramica veloce. Adesso vi spiego velocemente nel dettaglio. Anzi, vi invito a recuperare un precedente video inerente a questa stanza, praticamente prima qui dormiva il fratello. Vi invito a recuperare il video così vedete la differenza di come era prima la stanza e di come è adesso. Adesso qui dorme la mia bambina e il fratello è andato in un'altra stanza. Comunque vi faccio una spiegazione super super veloce. Allora, qua si entra, c'è questo mobiletto molto molto carino dove tiene l'intimo. Qui c'è questa pianta, mentre qua c'è questa conchiglia dove lei tiene i suoi braccialetti, le sue collanine, alcune le fa lei su questa conchiglia che ha dipinto lei. Poi non alzo perché ci sono le foto della mia bambina. Poi qua abbiamo questo separé oppure paravento, come lo vogliamo chiamare, di IKEA. Magari mi metto di qua così lo vedete un po' meglio. Ecco qui, questo qua di IKEA, preso tanti 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 anni fa. Qui c'è, vabbè, la luce, qui c'è un quadretto e il suo nome. Qua per terra troviamo dei pattini che usavo fino all'anno scorso, poi quest'anno non li vanno più bene, però li teniamo per bellezza. Il letto di IKEA che andremo a rifare, quindi togliamo tutte le lenzuola e lo rifacciamo da nuovo. Un semplice tappetino. Qui abbiamo la cassettiera di IKEA che era tutta nera e io l'ho ridipinta di bianco. Mi mancano quelle righette lì nere che non so se lasciarle così o se far qualcosa nel mentre lo lascio così. Qua ci sono un po' di cosine che andremo ovviamente a sistemare. Queste qui le abbiamo fatte insieme e sono i barattoli della felicità che abbiamo fatto insieme. E molto molto carino. Qua tiene i suoi braccialetti, un po' di cosine, un po' di pupazzetti vari. Anche qui, qua c'è una foto, quindi saltiamo, ci sono delle varie foto, una pianta e poi qua c'è questa libreria dove tiene un po' di profumi, degli zainetti per quando va a fare diverse attività dopo scuola, delle candeline e lì la cesta dove tiene un po' di cose. Poi qua c'è questo spazio vuoto che magari più avanti, adesso devo trovare un qualcosa di carino inerente alla stanza, voglio trovargli una mini scarpiera così può sistemare le sue scarpe modo un po' più carino. Qua abbiamo la stampante
E da questa parte c'è la finestra e ci sono un po' di cosine, vedete, un po' di giochini, sempre una pianta, le cose di scuola e il tavolino di IKEA. Così faccio una panoramica veloce che andremo ovviamente a sistemare anche qui. E poi qua forse è la parte più bella. Abbiamo messo questo dondolo altalena che poi gli ho messo tutti i fiorellini intorno. Molto molto carina. Lì vabbè c'è la sua bambolina che poi andremo a sistemare anche quello. Mentre qua c'è la scrivania. Molto molto semplice. Questa l'avevo presa su Amazon. Con la cassettiera sotto, anche qua andremo a sistemare tutto ovviamente. E poi qua c'è una, come si chiama? Una, non mi viene il termine in questo momento. Comunque c'è sulla pianta e l'ognomo che ho fatto io per Natale. Qui invece c'è il quadro di IKEA, la lampada. E lo specchio che ci sono io, non mi si vede. Facciamo così, no, non mi vedete comunque. Ok, e niente, oggi andiamo a pulire bene 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 il tutto perché necessita. Anche il pavimento ha decisamente bisogno di una bella lavata e sistemata. Qua sopra, non vi ho fatto vedere, ci sono le stelline, quelle che si illuminano poi al buio. E niente, vi ho fatto vedere il tutto, il caos che c'è. Qua c'è il suo bellissimo pupazzetto, troppo carino, guardate che meraviglia, dolcissimo. E niente, dai, adesso prendo il cavalletto e ci mettiamo decisamente a sistemare questa stanza che necessita. Vado a prendere il cavalletto e tutto quello che mi serve per pulire. Quindi iniziamo, ma prima sigla.
Ed eccoci arrivati alla fine. Io spero che questo video di pulizie vi sia piaciuto. Se è così, un bel pollice in su, commentate qua sotto tramite commento, iscrivetevi se siete nuovi e noi ci vediamo la prossima volta qui su Casa e Dispensa. E ciao, alla prossima, ciao ciao!